rappresentazione, a questa manifestazione organizzata dal GAC Bormas per promuovere e divulgare il settore della pesca e la problematica relativa ai finanziamenti europei fatti a favore del settore pesca. Prima ancora di passare la parola al sindaco di Cariati per i saluti, permettetemi di salutare i membri del direttivo del GAC Bormas che sono qua presenti, i dirigenti regionali, il comandante della Capitaneria di Porto che è presente qua, il direttore del GAC Porti di Amantea, il dottore Lavorato, e il dottor Francesco Cosentino, l'assessore del comune di Rossano Alfieri e tutti gli altri amici che ringrazio per essere qui presenti. Il problema dei finanziamenti a favore della pesca è un problema molto, molto serio, ed è questo che l'assessorato all'agricoltura, per questo l'assessorato all'agricoltura della Regione Calabria ha voluto dar corso a tutta la realizzazione di questi GAC che sono presenti su tutte le coste della Calabria, e per la città, per l'ambito territoriale della Sibaritide è alla sede qui a Cariati e ricomprende tutti i comuni che vanno da Cariati a quello di Corignano. Quello della pesca ovviamente è un settore particolarmente delicato ed importante, è un settore che vive anche una concreta crisi dettata, come in ogni settore d'altra parte, dettata da situazioni contingenti che non sto qui ovviamente a ripetere. C'è però da dire che con questa opportunità, con i finanziamenti europei, io ritengo possa trovare un momento di sollievo anche per evitare che i finanziamenti che la regione, che la comunità economica europea ha predisposto possono ritornare senza assegnazione. E un po' di diffidenza da parte del settore oggettivamente esiste, un po' di resistenza da parte di tutti i pescatori perché non credono in queste concrete possibilità, è una cosa abbastanza concreta. Però così come è stato fatto ad esempio per quanto attengono gli agriturismo, no? Gli agricoltori avevano delle grandi riluttanze nei confronti dei bandi e dei finanziamenti a favore degli agriturismi. Oggi nella nostra regione ne esistono centinaia e centinaia, per cui una politica che è stata proprio mirata a cercare di far comprendere l'utilità di queste iniziative certamente troverà terreno fertile, ma non molto, anche per la pesca. Come GAC devo dire che stiamo provando a fare di tutto, abbiamo chiamato tutte le istituzioni perché ci potessero fornire non solo gli elenchi per le società cooperative, ma anche di tutti i pescatori, per far sì che in tutte le case nel prossimo futuro possa arrivare un opuscolo e possa veramente essere fatta quella divulgazione necessaria e importante, perché gli operatori del settore, del comparto pesca, possono trovare motivo di soddisfazione. Io ringrazio tutti, ringrazio ovviamente l'assessore Trematerra che è qui vicino a noi, che ha voluto fortemente la realizzazione di questo GAC, e cedo la parola al sindaco di Cariati per i saluti di rito. Prego.